fedele. Su un uomo fedele puoi star certa che ti farà mancare di tutto, ma le corna saranno garantite. Le corna saranno garantite. Intanto saluto un po' tutte le persone che sono collegate. Tu dici che bisogna far innamorare una persona, ma in un altro video dici che la persona di cui si è innamorati è quella sbagliata perché non... No, 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 no. Ma non è così il concetto, giusto per rispondere a Beata. Però ragazzi, fate solo domande, se no io non le considero neanche, le domande che non sono a tema. Allora, per far innamorare, dipende, quando di innamoramento è la confusione tra innamoramento e attaccamento, no? Quando c'è l'attaccamento è un turbamento, quindi quando tu, per rispondere a Beata, perché comunque... Un po' questa domanda c'entra col tema, però ribadisco che in queste live domande fuori tema non le piglio neanche in considerazione. Se una persona, quando tu passi il tempo e le hai mandato il messaggio e passi il tempo a vedere se la spunta diventa blu, cioè se questa persona ha mandato il messaggio e tu stai lì di notte col telefono in mano a guardare sta spunta che non diventa blu. E quindi inizi a pensare, no? Ma perché non leggi il mio messaggio? Ma cosa sarà successo? Ma con chi sarà? Ma dove sarà? Ecco, questo è quello che noi chiamiamo innamoramento, ma in realtà non è amore, è attaccamento. Quindi questa tipologia di situazioni sono tutti dei turbamenti che noi abbiamo. Quando tu ti e questo è importante capirlo su di noi anche. Quando tu ti scopri a guardare il cellulare e aspettare, le hai mandato un messaggio a vedere se legge il messaggio o se non legge, e poi fai mille pensieri, ma perché non legge il messaggio, ma cosa farà? Oppure dici no, magari l'avrà letto avendo staccato il telefono, ti fai mille paranoie. Ciao Laura, ti fai mille paranoie, è perché lì hai un turbamento, il turbamento c'eri tu. E qual è il turbamento? Beh, il turbamento qual è? Il turbamento è distacco non voluto, cioè sono le persone che hanno subito un distacco non desiderato. E quindi sto rispondendo a te, Beata, sto rispondendo a te. Innamorati non vuol dire essere attaccati, l'hai capito o no? Spesso confondete l'attaccamento con l'innamoramento. Cioè, ragazzi, dovete cercare di capire come stanno le cose. Quando parlo di innamoramento non c'entra niente con l'attaccamento, quello lì è un turbamento. L'amore vuol dire desidero che l'altra persona sia felice, questo è l'amore. Quindi noi i turbamenti dobbiamo, quando tu sei lì ad aspettare che l'altra persona ti chiami, perché ti ha detto ti chiamo e poi non ti chiama, e tu sei lì a chiederti ma perché non mi chiama, ma mi ha detto che mi chiamava alle 18, sono già le 18:10, non mi sta chiamando, è perché lì sotto tu hai un turbamento. Allora questi turbamenti nella seduzione verso gli altri vanno amplificati, quindi se quella persona lì si aggancia sul fatto che tu non la chiami, non devi chiamarla. Certo che il turbamento va amplificato in modo giusto, cioè non è che devi amplificarlo, come dire, in modo eccessivamente diretto, no? Cioè la penalizzazione è l'amplificazione del turbamento. L'amplificazione... Cioè, è proprio amplificare il turbamento vuol dire penalizzare. Penalizzare significa gratificare la parte emotiva. Penalizzare significa gratificare la parte emotiva e quindi penalizzare la parte logica. Ma io lo chiamo, ho capito, se tu lo chiami, gli chiedi dove caspita sei. Beh, no, se tu non ti interessa non ci pensi. No, ma guardate questo, se tu aspetti la telefonata hai già un turbamento sottostante, perché se no non stai neanche a guardare l'orologio, questo è per rispondere a Geisha. Cioè, se tu sei lì e ti chiedi ma come mai non mi chiama,
e contavi il tempo fino ai 18, è perché hai un turbamento lì sotto. E in questo caso i due turbamenti.